Anche le grandi invenzioni e scoperte scientifiche sono avvenute e avvengono solo quando gli esseri umani, con i loro sforzi e il loro lavoro, le hanno adeguatamente preparate. A volte può sembrare che esse siano dovute al caso, ma lo stesso caso, che di per sé non esiste, nasce dall'insieme di singole volontà impegnate per quello scopo. Ed è allora che, al momento giusto, l'idea si manifesta nella forma divenendo realtà. Non è forse accaduto che alcune verità scientifiche si siano rivelate quasi contemporaneamente in diversi punti del nostro pianeta? È ipotizzabile che lo stesso etereo mondo delle idee, concepito da Platone, dove esistono esseri e cose prima di tradursi in realtà fisica, non sia altro che l'illimitato contenitore delle forme pensiero che di mano in mano si riversano nella vita materiale, animandola di se stesse. È più o meno quello che accade ogni qualvolta un'entità, un'anima, dopo aver disegnato un proprio programma evolutivo, cosa questa peraltro possibile solo negli stadi più avanzati dello stato individuale, decida di incarnarsi o di tornare sulla Terra. È infine da tenere presente che dopo il definitivo distacco dal corpo fisico, nelle prime fasi della vita, nel mondo astrale, l'entità trapassata si troverà ad interagire in un nuovo mondo, creato soprattutto dai suoi pensieri, dai suoi ricordi, dai suoi desideri e dalle sue proiezioni mentali. In vista di ciò, sarà quanto mai utile imparare ad esercitare questa particolare facoltà ideoplastica quando si è ancora immersi nel mondo della materia, al fine di poter più agevolmente affrontare e superare tale nuovo passaggio evolutivo. Dopo aver sommariamente delineato le caratteristiche e i vari aspetti delle forme pensiero, possiamo ora più agevolmente inoltrarci nella lettura di queste brevi storie raccontate da Vitaliano Bilotta, nelle quali, con la sua narrativa attiva, egli ci propone momenti particolari di vita quotidiana che spingono i protagonisti a domandarsi il perché tali eventi siano andati incontro proprio a loro e quale significato evolutivo possano avere. Essi sono stati semplicemente attratti dalla loro necessità di evolvere. Si tratta di episodi che nascono a varie latitudini di questo nostro pianeta ormai globalizzato, a riprova che unica è la coscienza che lo informa e lo anima, attraverso miliardi di sfaccettature, tante quanti sono gli esseri che lo popolano. Con il suo stile narrativo del tutto personale, incisivo ed efficace, l'autore offre alla nostra attenzione queste piccole storie, consentendoci non solo di parteciparvi, ma anche di trarne il conseguente succo evolutivo.